Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero. Buonasera e bentornati ad Animali ed Enigmi. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e come sempre siamo in pista nello spettacolare mondo della criptozoologia. Ed è davvero spettacolare, se non fosse altrettanto inquietante, il primo viaggio che facciamo questa sera. Viaggio che ci porta nel profondo di una terra piuttosto sconosciuta, e cioè nei Mangu, ovvero la Mongolia interna in lingua locale, e cioè una parte della Mongolia che non è mongola, perché così si chiama, ma in realtà è una provincia del sud della Cina, ai confini appunto con lo stato della Mongolia. Un luogo che dire di confine è dire davvero poco. Intanto nel nostro immaginario è davvero un posto un po' alieno, perché è un'immensa distesa di deserti, praterie e tundre dall'aspetto lunare, grande 4 volte l'Italia, distesa che richiama storie ancestrali e anche un po' fantascientifiche. Nella nostra ricerca ci siamo portati nei pressi della città di Baotou, il centro urbano più rilevante della Mongolia interna, con oltre 2,5 milioni di abitanti, o perlomeno oggi sono circa 2,5 milioni. Pochi anni fa, negli anni 50 del 1900, erano solo circa 90.000, e poi sono esplose le attività estrattive dei cosiddetti metalli rari, resi sempre più importanti nell'industria mondiale per via del loro indispensabile utilizzo nella creazione di nuove tecnologie, dagli smartphone ai televisori, dai computer ai tablet, dalle auto elettriche alle pale eoliche, tutti capisaldi di una transizione energetica e tecnologica ormai irreversibile, ma anche fonti di inquinamento ambientale e sociale, laddove le attività estrattive risultano incontrollate. E Baotou è uno dei peggiori esempi al mondo di questo inquinamento, causato da rifiuti tossici delle estrazioni e delle lavorazioni di metalli rari come il torio, il neodimio, il cerio, rifiuti che hanno profondamente inquinato il vicino fiume Giallo, che è fonte di acqua potabile da sempre per oltre 150 milioni di persone lungo le sue rive, e hanno inquinato pure la città di Baotou, dove ormai si gira abitualmente con mascherina, non per via del Covid, ma per colpa delle polveri tossiche, e si convive forzatamente con un vero e proprio lago nero che si è formato nella periferia della città, alimentato quotidianamente dagli scarichi industriali. E sarà forse anche per tutto questo disastro che a Baotou si è assistito di recente a uno dei più enigmatici ed inquietanti fenomeni nel comportamento di animali non umani che la criptozoologia ricordi? Ma in ogni caso andiamo a vedere. 4 novembre 2022. Siamo nei pressi di Baotou, all'interno di un grande allevamento di ovini che comprende ben 34 diversi recinti, all'interno dei quali conducono la loro malversata vita migliaia e migliaia di pecore. Dove sta la criptozoologia? Presto detto, recinto numero 13. Alcune pecore improvvisamente e senza alcun presupposto iniziano a muoversi in tondo. Seguono un percorso circolare, regolare, con una 30 di metri di diametro. Pare non abbiano alcuna meta, alcun obiettivo.
camminano, per così dire, con passo lento ma continuo, non si fermano mai. A poco altre pecore si uniscono a questo inquietante girotondo. Alla fine saranno circa un centinaio le pecore partite per questo incomprensibile viaggio. Incomprensibile è dire davvero poco. Che senso ha girare e girare in tondo senza fermarsi mai, neppure di notte? Queste pecore gireranno in tondo per 12 giorni consecutivi, rallentando solo per brucare l'erba e fare i propri bisogni. Perché? Si sono chiesti gli allevatori, i veterinari, le autorità, i media. Non si sa. Nessuna scoperta al proposito. Si è trattato di un'azione mai vista prima. Un'azione di protesta, una follia causata da patologie sbucate dall'inquinamento, una malattia sconosciuta che va a moltiplicare l'effetto devastante degli allevamenti intensivi sui nostri fratelli non umani? Beh, questa storia comunque ha ovviamente fatto il giro del mondo sul web e su tanti tipi di media. Se ne sono occupate pubblicazioni internazionali le più svariate, a partire ovviamente da People's Daily, il quotidiano del popolo, l'organo del Partito Comunista Cinese, che con i suoi 4 milioni di lettori giornalieri è forse il quotidiano più letto del mondo, e poi altri media davvero prestigiosi come il settimanale statunitense Newsweek, diffuso in tutto il mondo, la ABC News di New York, che è l'emittente televisiva della Walt Disney Company, e numerosi ricercatori, ad esempio delle università di Gloucester in Inghilterra e di Melbourne in Australia. Sono state tirate in ballo alcune ipotesi, ad esempio una malattia mentale, la listeriosi. È provocata da un batterio, la listeria, appunto, che colpisce il tessuto cerebrale e causa degenerazione dei movimenti, una sorta di mucca pazza degli ovini. L'animale colpito, però, non gira tranquillo in ampi cerchi, ma si rivolta su se stesso con movimenti circolari veloci e senza controllo, arrivando tra l'altro a morire per l'infezione nel giro di circa 48 ore. Le pecore girovaganti di Baotou hanno fatto tutt'altro. Si sono mosse in un tranquillo e ampio cerchio regolare, una dietro l'altra, e stavano benissimo. Questo, anche a detta della signora Mi Ao, proprietaria dell'ovile, ripetutamente chiamata in causa al proposito, la quale ha in molte occasioni testimoniato del fatto che si trattava di animali sanissimi, che tali sono stati per tutto il periodo del loro viaggio circolare. Oltretutto, la listeria è infettiva. Come mai, in una struttura dove i recinti erano ben 34, solo le pecore del recinto 13 hanno compiuto questo gesto e neppure tutte? Senza contare che la signora Mi Ao era totalmente incredula di fronte al fenomeno, non avendo mai visto in svariati decenni, purtroppo, di lavoro comportamenti neanche lontanamente simili. Qualcuno, come il professor Matt Bell del Dipartimento di Agricoltura dell'Università Horbury, l'Università di Gloucester in Inghilterra, ha sostenuto trattarsi di un fenomeno da stress indotto da una cattività che a lungo andare ha reso le pecore insofferenti al regime di vita che erano costrette a seguire. Una sorta quindi di azione dimostrativa, un gesto di protesta partito da una pecora ribelle che ha coinvolto altre pecore solidali con questo atto rivoluzionario? E perché no? Se così fosse, dovremmo ancora una volta e sempre di più riconsiderare
le crudeltà cui il mondo antropocentrico sottopone le altre specie. E ricordiamo anche che c'è stato chi ha ipotizzato un qualcosa di alieno, di fantascientifico, un intervento, per così dire, al di là dell'umano, paragonabile alla comparsa dei crop circles, gli incomprensibili disegni nei campi che da decenni compaiono in tutto il mondo, lasciando sempre e ancora di stucco la scienza ufficiale e la cultura skeptic. Oppure fonti di forze elettromagnetiche sconosciute? O, aggiungiamo noi, una qualche degenerazione indotta dal pesante inquinamento dei terreni e delle acque nella zona di Bautou? Chissà. Dopo che si sono inutilmente occupati del caso scienziati e ricercatori di ogni tipo, dai biologi agli zoologi, dagli etologi ai veterinari e chi più ne ha più ne metta, il mondo intero è rimasto con un palmo di naso. Non sappiamo che fine ha fatto il centinaio di pecore ribelli di Bautou. Dopo che sono di colpo salite alla ribalta dei media internazionali, sono altrettanto velocemente sparite dai media. Fenomeno troppo pericoloso da trattare? Spina nel fianco del potente sistema degli allevamenti intensivi? Figuraccia della scienza incapace di capire? Ma non si sa, e forse non lo sapremo mai. Dopo il 12° giorno di questo folle girotondo, delle pecore ribelli di Bautou nessuno ha più parlato. Non ci rimane che un grande mistero, una pietra nello stagno dell'ovvio e un evento criptozoologico di portata davvero intrigante che non può non far pensare. Bene, con questo realistico enigma ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria. Radio Dreamland. Share the vision. Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in Piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Rieccoci ad Animali ed Enigmi. In questa seconda parte della trasmissione veleggiamo verso enigmi insoluti dei grandi specchi d'acqua. I laghi, i magici laghi che per ogni dove sul pianeta Terra paiono ospitare creature misteriose e profondamente criptozoologiche. E questa volta dove ci portiamo? Ci portiamo fino in Islanda, un'isola ai confini del mondo, potremmo dire. È magica e intrigante di per sé e vanta la fantastica storia di un essere dal nome un po' complicato. Parliamo di
Lagar Fljot Sormurin, che è il misterioso abitante del lago Lagarfljot. Ci troviamo nella parte nord-orientale dell'Islanda, in un luogo davvero particolare, perché è ai margini della più estesa foresta di tutta l'isola ed è vicino alla maestosa cascata Engilfoss, che con i suoi 118 metri è una delle più spettacolari d'Islanda. Il Lagarfljot è un lago lungo e stretto che si estende per circa 25 chilometri con una superficie complessiva di circa 53 chilometri quadrati, cioè è più o meno un quarto del nostro lago maggiore e ha una profondità massima di 122 metri. Qui, a partire dal 1345, si susseguono testimonianze importanti riguardo a un essere impossibile che pare vivere nelle acque del lago. Questa volta partiamo dalla testimonianza più saliente. Siamo nel febbraio del 2012. L'emittente nazionale islandese RÚV, che è la principale emittente televisiva pubblica di Islanda, trasmette un video a dir poco impressionante. Il filmato, della durata di 2 minuti e 22 secondi, mostra con chiarezza quella che non può che essere identificata come una creatura sconosciuta che nuota lungo la superficie del lago Lagarfljot, superficie in parte ghiacciata. Questa creatura si sposta sul pelo dell'acqua con movimenti sinuosi che ne dispiegano con chiarezza la forma. Appare infatti come una creatura molto lunga che può raggiungere a occhio circa 90 metri di lunghezza, all'aspetto di un enorme serpente, una corporatura lineare simile a quella di una gigantesca anguilla e una sorta di testa chiaramente triangolare che ricorda da vicino quella di molti rettili. Sono immagini di una chiarezza assoluta, tanto che se ne occupa lo stesso governo nazionale dell'Islanda, sulla scorta dell'interesse manifestato dai media e dal pubblico, con oltre 5 milioni di visualizzazioni del filmato su YouTube in poco tempo, tra l'altro. Il governo islandese istituisce una vera e propria commissione governativa di verifica. L'esito degli studi e delle analisi tecniche di questo team riconosce l'autenticità del filmato, ponendoci quindi di fronte a una testimonianza davvero impressionante della possibile esistenza di esseri ancestrali che sopravvivono misteriosamente in un continuum criptozoologico che non può non metterci di fronte al mistero della vita su questo pianeta. Detto della commissione governativa, diciamo anche dell'autore del filmato. È un abitante del luogo, si chiama Jortur Kierulf. All'epoca aveva 67 anni, era agricoltore di professione e riprese le immagini dalla sua fattoria situata a Ramfkelstadir sulle sponde del lago. Scattò anche alcune foto ancora oggi visibili sul web. Persona assolutamente irreprensibile, il signor Kierulf non aveva alcun interesse a montare un caso del genere. Fu intervistato più volte sulla cosa e sempre dichiarò l'assoluta veridicità del fatto. Ma adesso possiamo anche risalire molto indietro nel tempo per arrivare, come dicevamo, al 1345. E questa la data in cui compare la prima testimonianza, diciamo così, ufficiale del misterioso inquilino del lago Lagarfljot. Negli Annali Islandesi, un'opera redatta nel corso del 1400 che raccoglie racconti manoscritti sulle vicende dell'isola, si narra infatti che fu avvistata sul lago Lagarfljot una cosa meravigliosa che somigliava a isole o gobbe fuori dall'acqua. Queste isole o gobbe erano distanti
centinaia di braccia l'una dall'altra e sembravano non avere né una testa né una coda. Il particolare della distanza, laddove un braccio corrisponde a circa 1,80 m di estensione, per cui anche solo 100 braccia sono già 180 metri, indusse l'estensore della notizia a considerare che si trattasse di più di una creatura. Creatura o creature, il cui avvistamento fu in ogni caso ripetutamente documentato negli annali compilati in epoche successive fino al 1600. Un'altra testimonianza scritta di grande valore è la mappa dell'Islanda attribuita al vescovo Guðbrand Thorlacksson nel 1500. Oltre al fatto di essere stata disegnata da un eminente prelato che non aveva alcun interesse a parlare di cose fuori dal normale, la preziosità di questa mappa è anche dovuta allo stampatore. Parliamo infatti di Abraham Ortelius, cartografo, geografo e cosmografo fiammingo, riconosciuto come il padre della cartografia moderna, in quanto autore nel 1585 del primo atlante geografico considerato moderno, il Theatrum Orbis Terrarum. Ortelius incise e diede alle stampe la mappa del vescovo Thorlacksson nel 1570 e in questa aveva grande evidenza una nota attestante che nel lago Lagarfljot appare un grosso serpente che costituisce minaccia per gli abitanti e appare quando è imminente qualche evento memorabile. Un'iscrizione simile, che cita la presenza di un serpente di grandi dimensioni nello stesso lago, si trova poi su una mappa del 1595 elaborata da un altro grande dell'astronomia e della cartografia, anch'esso fiammingo, vale a dire Gerhard Cremer, meglio conosciuto come Mercatore. Abbiamo poi la Descriptio Islandiae, scritta dal vescovo Oddur Einarsson nel 1589, opera che contiene la citazione di un mostro cosiddetto presente a Lagarfljot, mostro di cui riferisce ancora un altro vescovo, e cioè Gisli Oddsson, nella sua opera De Mirabilibus Islandiae del 1638. E continuiamo. Esistono infatti testimonianze scritte di avvistamenti nel 1607, 1612, 1618, 1641, 1672 e poi nel 1749, nel 1750 e nel 1819. Arrivando poi ai giorni nostri, nel 1963 ci fu un testimone ineccepibile, e cioè il capo del Servizio Forestale Nazionale Islandese, il signor Sigurdur Blondal, il quale affermò di aver visto una creatura incredibile nuotare nel lago. Nel 1983 poi un gruppo di operai che stava posando dei cavi telefonici, nel corso di misurazioni sulla profondità dell'acqua, rilevò una grande e inspiegata massa in movimento vicino alla costa orientale del lago. Ritrovando poi un cavo altrettanto inspiegabilmente distrutto proprio nella zona in cui avevano registrato la massa anomala. Nel 1998 infine fu la volta di un gruppo di studenti di una scuola locale, i quali insieme con un loro insegnante ebbero modo di vedere l'insolita massa muoversi nel lago. Possiamo anche citare alcuni riferimenti letterari, ad esempio racconti sul cosiddetto serpente di Lagarfljot sono presenti nel poema Ronkufot Rima, le rime di Ronkufot, scritto da Stefan Olafsson nel 1600.
Così pure nella raccolta di racconti popolari curata nel 1862 dal filologo Ion Arnason e anche nelle storie raccolte a fine Ottocento dal ricercatore inglese Sabine Baring Gould, che parlò chiaramente di un grande essere dalla testa simile a quella di una foca. Infine, nelle opere della contemporanea inglese Jacqueline Simpson, un'esperta di ricerche sul folklore, si parla ripetutamente della cosiddetta biscia d'acqua di Lagerfljot. Ebbene, ce n'è davvero abbastanza per parlare di un o una Nessie islandese, andando con il pensiero a quello che forse è il più famoso tra i misteriosi abitanti dei laghi, e cioè l'enigmatico inquilino del Loch Ness scozzese. E come avviene per gli scozzesi nei confronti di Nessie, anche il misterioso abitante del lago Lagerfljot è ben presente nel cuore e nei ricordi degli islandesi. Ancora una volta, chapeau davanti alla natura e al mistero che rappresenta, natura di cui tutti siamo figli, noti o sconosciuti. Beh, non possiamo che concludere questa puntata consigliandovi una lettura proprio accattivante. Parliamo di In viaggio con i vichinghi di Rosalba Nattero. Si tratta del numero 3 della collana Le Cahiers du Graal, pubblicazione trimestrale del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, ente che porta avanti l'immenso lavoro di ricerca di Giancarlo Barbadoro, il compianto fondatore di Radio Dreamland. In viaggio con i vichinghi è edito dalle edizioni Triskel di Torino ed è stato pubblicato nel 2022. È stato scritto, come abbiamo detto, da Rosalba Nattero, il direttore artistico di Radio Dreamland, a seguito di un fiabesco viaggio in terra d'Islanda vissuto dall'autrice con gli altri membri del gruppo musicale Lab Graal. Come recitano i sottotitoli, è la testimonianza di un viaggio nella cultura norrena, accompagnato da paesaggi lunari e da cieli sconfinati e cupi, che contribuiscono a percepire tangibilmente la presenza di una tradizione che non è mai morta. Un viaggio nel mito, dove non c'è più confine tra visibile e invisibile, tra sogno e realtà, tra morte e vita. Bene, potete trovare In viaggio con i vichinghi di Rosalba Nattero alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino, oppure sul sito delle edizioni Triskel www.triskeledition.com, dove è presente anche in formato ebook e Kindle. Chiudiamo qui questo 80° viaggio nel mondo della criptozoologia, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e vi aspetto per la prossima puntata. Ciao!